Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti, bentornati su GeoHackDispo. Io sono GeoHackDispo e questo è il secondo episodio della serie Road to Glory, un vero Road to Glory, un semplice Road to Glory, fatto da voi, scegliendo voi la formazione, i giocatori da acquistare, i giocatori da prendere in prestito e anche la serie, cioè fare un'ibrida, una serie A, una BPL, una Lega Arpa, una Lega Russa, tutto quello che volete voi. Dunque, in questo episodio farò anche altri acquisti per la serie A, che mi avete consigliato in alcune persone, mi avete consigliato una vera e semplice serie A, e io sto facendo una serie A. Ho acquistato Richards, terzino destro della Fiorentina, Nigel De Jong, vai, Muntari. Dunque, la prima partita è questa. Vi dico subito che Lukaku è, secondo me, il giocatore più buggato di quest'anno. Per forza fisica, velocità e tiro. Comunque, il rigore di Bale si infrange sul portiere. Poi arriva il gol con un colpo di testa e il portiere non ci arrivava. Dopo questa partita ho capito che dovevo cambiare anche il portiere. Qua vedete, Lukaku non cade. Per farlo cadere Lukaku bisogna entrare in scivolata. Se voi premete il quadrato o la X, dipende dalla vostra console, non lo fermate. E questo è il problema. È tipo un cran armato. E Lukaku è forte, purtroppo è forte. E arriva anche la sua doppietta. Finisce 3-1. Mi serviva una vittoria per vincere, ma vado a perdere. Comunque, vado ad acquistare Federico Marchetti per la Serie A sempre, e un altro CDC, visto che De Jong si era infortunato. Come avete visto, ho preso Bale in prestito. Poi vado ad acquistare un altro difensore centrale, si tratta di Gonzalez. Ah, volevo dirvi di consigliarmi un terzino sinistro poco costoso e un difensore centrale per la Serie A. Qua vedete, prendo in prestito Luca Toni dal catalogo. E nella seconda partita incontriamo questa squadra. È una Bundesliga abbastanza economica, con Kalou in attacco. Il primo gol arriva con Thorgan Hazard, il fratello di Hazard, Eden Hazard. È bel gol, a giro, molto bello, ho visto il replay, era bello. Poi arriva anche il 2-0, con un altro colpo di testa di Aigner. Poi arriva questo bellissimo gol di Luca Toni sotto la traversa. Poi Kalou qua sembra veramente infermabile, alla fine si ferma segnando il gol, purtroppo. Quando in questo FIFA purtroppo ho notato la velocità è molto importante. Ma anche il tiro, come Luca Toni, vedete qua, anche il dribbling è molto importante. Se uno ha un giocatore che è lentissimo, però sa controllare palla e la sa tirare, potrebbe anche essere una carta vincente. Poi arriva il 4-3 con un autogol. Finita la partita, 4-3. Amarezza, un po' di amarezza c'è l'amarezza. Comunque, questa è la partita che probabilmente mi porterà il titolo della divisione 10, se non erro, sì. Il primo gol arriva con Januzaj, bellissimo il passaggio in mezzo. Poi arriva il gol di Ndoye, si chiama, al 28esimo. Qua c'è una punizione di Gareth Bale, ancora lui, dopo aver sbagliato i rigori, ci riprova qui su questa punizione e la infila. Troppo semplice per Gareth Bale fare certe punizioni. Grandissimo Bale. Bale che sarà scatenatissimo in questo finale di partita e segnerà anche un altro gol con il suo mancino. Poi un altro gol ancora. Qua vedete Bale in area di rigore. Vabbè, ormai avevo capito che l'avversario non voleva più giocare, in sostanza. Vabbè, finisce 4-1, vittoria del titolo, 2000 crediti, se non erro, sì. E vado ad acquistare Insigne ed anche Keita, una alla sinistra e un COC che userò nel modulo. Poi, visto che Bale sta finendo il contratto, ho deciso di acquistare Menez in sostituzione di Bale, un alla destra della Serie A, che secondo me sarebbe anche molto buono. 85 di velocità, che non è male. Poi arriva questa quarta partita. Oggi ho fatto 5 partite in questo episodio e saranno altre 5 anche nei prossimi. Il primo gol arriva con un colpo di testa. Vi dico una cosa, i colpi di testa ci sono ancora. Infatti arriva anche l'1-1 con Luca Toni. I colpi di testa ci sono ancora, sì, ma non sono come su FIFA 14, su Foot 14, che ogni colpo di testa è un gol. Qua è un po' più diverso, però vedete, già mi ha fatto 2 gol di testa. Vabbè, dettagli. Poi arriva il gol con Gareth Bale. Arriva un altro gol di testa con Icardi. Purtroppo ho subito 3 gol di testa.
in questa partita. Vabbè, poi mi dice questa cosa, i server io non posso. E mi esce. In 2 ore che ho registrato l'episodio, mi avrà espulso, tra virgolette, da foot almeno 5 volte. Poi arriva nella quinta partita e ultima, arriva questo bellissimo gol con Keita. Poi ancora Keita prende il palo, anzi la traversa, non so, non ho visto. Vabbè, prende il legno e segna. Keita scatenatissimo in questa partita. Finisce dunque 2-0, primi 3 punti nella divisione 9. E bisogna ambire anche questa al titolo, che sarebbero 3.000 crediti. E dunque ragazzi, l'episodio volge al termine. Abbiamo un solo titolo, perché questo è appena appena il secondo episodio, ho fatto 5 partite e così via. Nei prossimi episodi saranno ancora 5 partite, così almeno velocizzo un po' e non sto a fare troppi episodi che potrebbero scocciare. Dunque vi invito ancora una volta a dirmi gli acquisti che dovrò fare per il terzo episodio, a dirmi di quale modulo sarebbe buono per questa Serie A, a dirmi se volete che cambi serie, se c'è serie, Serie A, se scelgo la BPL o la Serie A, se devo vendere qualcuno o acquistare qualcuno. E dunque ragazzi, l'episodio si conclude qui, spero vi sia piaciuto, condividete, lasciate un bel pollice all'insù se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!